Ciao a tutti ragazzi, io sono Pyrox e bentornati in un mio video del canale. Oggi, secondo la richiesta di mio fan, vi farò vedere come sconfiggere Balora, che dato che ho le esche riesco a farvi vedere. Ne ho ancora una, quindi se perdo questa credo che il video non uscirà mai. Ma comunque, eccola qui, Clockwork Balora, che funziona uguale a Balora ragazzi, solo che la skin è diversa. Non ce l'ho dell'originale. Allora, come prima cosa dovete stare dalla parte opposta delle interferenze e dovete cercare di essere... ecco, esatto, infatti. Ok, dovete cercare di essere... No, interferenze. Sono dappertutto. Ok, no. Qua. Ok. Dovete stare il più lontano possibile dalle interferenze. No. No. Ok. Qua perfetto, no. Dalla parte opposta delle interferenze, neanche essere troppo veloci. Ok. Mi serve al massimo il volume. No. Ok. Ok. Che è forse un po' basso. Ok, perfetto. No. Ok. Esattamente qua. No. Ok, dovete raccogliere sempre ragazzi le boline che vedete qua per terra, come vedete. Ora. Ecco. E qua dovete accendere la torcia, esattamente così. Quindi ragazzi vi girate in giro per la stanza, raccogliete a volte le bamboline quando le vedete per terra, e successivamente, dopo la terza bambolina che avete raccolto, vi apparirà a un certo punto Balora davanti a voi, e dovete stare lì fermi dove avete raccolto la terza bambola. Schiacciate la torcia e tenete accesa la torcia e lei si morirà davanti a voi così. Ragazzi, ricordatevi sempre di stare lontani dalle interferenze. Ricordatevelo perché sennò vi ammazza quasi subito. Dovete starci attenti. Ok ragazzi, sono riuscito a mostrarvelo, quindi per questo video è tutto. Se vi è servito questa cosa scrivetemela qua sotto nei commenti, almeno capisco un po' che se devo portarne altri. E ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!